Oggi 26 marzo 2022 e da questo luogo incantato, in questa magica Madonna dell'Isola e questo mare cristallino dal fondo trasparente, oggi vi portiamo a vedere un luogo incantato, un luogo magico non troppo conosciuto ai più o ai turisti, ma un luogo di ritiro meraviglioso, di incanto e di potere, un luogo di silenzio, di preghiera, misticità assolute. Sono le grotte di San Leonardo. E allora vi accompagno, e in questo tempo di Quaresima mi fa pensare al sepolcro, proprio così, dalle tenebre alla luce, mi fa pensare alla resurrezione, la bellezza di questo luogo incantato. E oggi, 26 marzo 2022, ci ritiriamo in questo luogo a meditare e pregare e a parlare con gli elementali, innanzitutto accompagnandovi qui, fratelli e sorelle della luce, figli del sole. Salutiamo insieme il guardiano alla soglia di questa grotta, il guardiano della grotta di San Leonardo, e tutti gli spiriti elementali presenti qui, le ondine dell'acqua che nuotano felici in questo specchio incontaminato che si affaccia poi in mare aperto come una porta, gli spiriti della terra, gli elementali di questo luogo meraviglioso, gli spiriti delle rocce, degli scogli e di questa grotta che fa eco e dove possiamo cantare l'alleluia e tante altre canzoni al creatore e al creato. Gli spiriti dell'aria, le silfidi, gli elfi e quelli del fuoco nel sole che ci scalda e arriva quasi fin dentro la roccia, fin dentro la grotta, le silfidi dell'aria e le salamandre del fuoco, le ondine dell'acqua e gli gnomi della terra e tutto ciò che è sacro, come gli occhi di questa grotta che mi osserva. Oh guardiano della soglia, guardiano della grotta, con riverenza e amore a te mi inchino e ti chiedo di potermi accostare a questo luogo con rispetto e amore, che tu mi possa accogliere e possa accogliere la mia preghiera e che tu possa accogliere lo sguardo di coloro che osserveranno questo video e ammireranno la bellezza e la grazia di tanto splendore di questo luogo naturale. D'estate magari affollato di turisti, ma in alcuni momenti vuoto e incontaminato, pronto ad accoglierci. Io qui a volte passo delle ore nell'acqua, dentro la grotta, a meditare, a riflettere, a cantare, a pregare, a ringraziare il Creatore per tanta beltà. Perché come dico sempre io, l'Eden è già qui e quando ti affacci a questo paradiso, come puoi non dirlo che siamo in paradiso? E che l'Eden è già su questo meraviglioso pianeta? E allora io ringrazio il Creatore per avermi dato occhi per vedere, orecchie per sentire, e per avermi donato la consapevolezza, la fede piena e l'amore per accogliere la risurrezione. E in questo tempo di Quaresima, in questo luogo, io dalle tenebre alla luce chiedo al Creatore di farmi risorgere. E voi con me, se lo volete. Oggi ancora avete l'opportunità, perché l'ultima chiamata al gate della scelta è proprio qua. Se dite sì alla luce, sì alla vostra missione, sì in questi ultimi tempi all'assoluto bene supremo, sbarrando la porta ove il male risiede, al Dio inferiore, ma votandosi completamente al Dio superiore, all'assoluto supremo bene, l'amore creatore di tutto, allora anche voi risorgerete. E dopo questa Pasqua assai speciale, di questi tempi non ordinari, risorgerete veramente. Starete a vedere, preparatevi, perché questa Pasqua, questa Quaresima e questo Venerdì Santo sarà determinante. Siamo in tempo di raccolto, siamo in tempo di separazione della pula dal grano, in tempo di trebbiatura, ma anche in tempo di grande e meraviglioso frumento e di nuovo pane. E se facciamo parte di quei chicchi di grano che verranno selezionati, con umiltà e con amore noi chiediamo, rinnovando il nostro sì all'assoluto e al Signore, allora vedremo il mondo nuovo e la sua meraviglia. Nel frattempo, lustratevi gli occhi con questa meraviglia, perché la natura
ci dona veramente grandi messaggi. Che cosa vedete voi? Io vedo la porta, io vedo il passaggio, la stretta via, qualcuno disse che passa per la porta stretta. E poi vedo la chiave, che è la luce e l'amore, che apre tutte le porte. E vedo la resurrezione e la libertà in un nuovo mondo, al di là. E così sia e così è. Vi amo e vi benedico tutti e vi porto nel cuore, in questo magico luogo di potere.